Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi un video bello perché si pulla. Era da un po' che effettivamente conservavo gemme, sono stato anche abbastanza fortunato, diciamo, in questo periodo, perché un po' come tutti, chi ha risparmiato durante il crossover è riuscito a mettere qualcosa da parte. E dato che è uscito il banner di Matt e di Zack, che è comunque un ottimo banner, a prescindere dal fatto che possa essere un bait per un ulteriore banner crossover, o comunque possa essere in generale un banner proprio messo lì apposta per indurti in tentazione, non si può, almeno per me, non si può evitare di pullare. Perché Matt è uno dei personaggi che per me è praticamente il tuttofare del gioco, e ora con quest'arma che ha preso ha maggior ragione, e Zack guadagna un'ottima arma non elementale che gli consente praticamente di essere letteralmente un DPS completo anche da solo. Quindi è ovvio che in un modo o nell'altro bisogna sfruttare quello che si ha, e in questo caso preferisco appunto sfruttare questo banner dove ci sono due personaggi che sono comunque due personaggi che per me e nel mio account soprattutto sono abbastanza buildati bene, e quindi si ha la possibilità di poterli sfruttare al 100%. Ovviamente tra le notizie, le cose importanti che dobbiamo sottolineare è che l'evento del Weapon Enhancement Rally è praticamente attivo, quindi l'evento di cui abbiamo discusso l'altro giorno è adesso attivo, quindi si potranno ottenere vari oggetti per il potenziamento delle armi grazie alle battaglie e al gathering che sarà possibile effettuare all'interno del gioco, e poi ottenere gli oggetti da poter scambiare con ricompense presenti all'interno dello shop. I boss li abbiamo visti, sono Rufus e il Guard Scorpion, quindi diciamo boss che abbiamo già affrontato diverse volte all'interno del gioco e che non dovrebbero creare comunque troppi problemi. Poi abbiamo la campagna del crossover che entra nel suo vivo, dove praticamente vengono inseriti i nuovi login bonus, quindi avremo la possibilità di ottenere altre 3000 gemme in 3 giorni, e poi ovviamente tutti gli altri premi che man mano questo crossover ci sta fondamentalmente dando. Banner invece singolo per il ringraziamento dei 7.77 milioni che costa praticamente solo 300 gemme rosse, con una 5 stella garantita, una o più ovviamente, però una è comunque garantita, quindi non è male. Infatti noi lo pulleremo questo banner perché non è affatto male. E poi invece il piatto forte della giornata, ovvero il banner con Zack e Matt, che prendono fondamentalmente due armi a 5 barre ATB, ma che sono veramente due abilità veramente eccezionali. La prima è danno più buff di attacco fisico per Zack, la seconda invece è difesa fisica più cura per Matt, quindi veramente tanta roba. Andremo anche a vedere adesso effettivamente queste armi come sono combinate. Ecco qua, io il banner crossover l'ho già pullato, effettivamente avrei potuto aspettare il video per pullare, non ci ho fatto caso, però abbiamo il banner singolo da 300 gemme e poi abbiamo il banner featured, che come potete vedere non è un banner crossover, quindi le armi di Zack e di Matt in futuro potranno essere inserite nella wishlist, quindi avete comunque la possibilità di poter ottenere tutto. L'animazione di Matt è molto veloce ed è un ottimo, diciamo, è un'ottima cosa questa. L'animazione di Zack purtroppo mi sarei aspettato qualcosa di più veloce, ma purtroppo non è così. Anche l'animazione di Zack è abbastanza lunga. Ciò che vorrei andare a vedere sono per l'appunto le armi. Voglio vedere gli slot e li voglio vedere insieme, visto che ancora
non avevamo potuto vedere gli slot. Allora, Boost Healing e Buff Debuff Extension, che in realtà per quest'arma non è affatto male. E poi abbiamo, ok, Healing Ability Potencies e poi Boost Magico. Quindi anche in questo caso abbiamo un Boost Magico e poi Heal Boost, che non so sinceramente, sì, ci può stare, perché ci può stare, ma utilizzare poi una cura singola lì, sempre con 5 barre ATB, oddio, un po' particolare come scelta. Mentre invece per quanto riguarda Zac abbiamo ovviamente Boost Fisico e Abilità Fisica, che non è affatto male. Ovviamente, come avevo già sottolineato, l'attacco fisico viene incrementato in Power Mid, perché la dicitura ovviamente del banner parla di potenziamento mid, però 700% di base, e poi ovviamente 1200 con la prima stella rosa, quindi non è male. Qui invece abbiamo, ok, Sigil Boost Cerchio e poi attacco fisico aumentato del 20%, quindi un'arma abbastanza standard in realtà. Mi sarei aspettato magari un boost in attacco fisico, magari qui aumentato, per compensare un po', diciamo, il costo di 5 barre ATB. È vero che sono 5 barre ATB che fanno danno e potenziano, però avere la possibilità di utilizzare magari Blow per fare danno e quindi accorciare un pochettino la media di ATB consumata da Zac poteva essere interessante. Va bene, arma diciamo abbastanza normale. Costruiamo la nostra wishlist. Allora, io per Zac intanto metto assolutamente la nuova arma Twinkling Star, che abbassa l'attacco magico e riduce anche la difesa fisica, quindi consente a Zac praticamente di giocare da solo fondamentalmente. E poi come wishlist mi serve tecnicamente di Sephiroth una Unibi, soltanto una Unibi per portarla a Overboost 6 e quindi buffare direttamente 3 di attacco magico in un colpo solo, quindi molto molto buona. Per Yuffie effettivamente potrei mettere un Arctic Star per continuare la mia build di Yuffie come, diciamo, come buffer. Poi ci sarebbe anche Eris, che in realtà non è male, perché questa abbassa la difesa fisica e mette anche la resistenza vento con solo 3 barre ATB. Potrebbe essere anche questa carina arma, perché non ce l'ho. Questa assolutamente non ce l'ho. Poi, oddio, altre armi. Per gli altri personaggi in realtà non saprei, perché... Ah, certo, l'arma di Glenn. L'arma nuova di Glenn. Ovviamente l'arma di Glenn, questa è buona, questa è un'ottima arma, non elementale, buone stats, buone refined, quindi sì, assolutamente sì. Le altre, bene o male, già ce le abbiamo tutte. Ci sarebbero anche le armi di Lucia che potrebbero servirmi, come per esempio questa. Però diciamo che forse quella più importante è questa, ma non avendo il costume Arcanum di Lucia, sinceramente non mi serve a nulla. Quindi direi che questa wishlist va benissimo. Se dovessi trovare la Unibi, poi ovviamente cambierei subito, perché la Unibi me ne serve soltanto una, e se la trovassi ovviamente cambierei. Comunque, ci siamo. Direi che possiamo cominciare. Partiamo con il banner di celebrazione dei 7.77 milioni. Qui vi ricordo una 5 stelle garantita o più, quindi è un ottimo banner comunque per avere una 5 stelle garantita. Mentre invece poi l'altro banner purtroppo è un banner classico e quindi dobbiamo fare attenzione agli stamp e a quello che ovviamente si riceve. Va bene, qui l'animazione possiamo skipparla perché sappiamo già... Benissimo invece! Benissimo, partiamo con una garantita, invece ne abbiamo 3, quindi partenza top. Ok, qui abbiamo una Shira Blade, che non è male.
questa è ottima perché è non elementale per Sephiroth e sinceramente ci sta. Ok, Matt, anche qui una bella branded spine o simili. Oh, bene, Killer Hornet, ottima anche questa, attacco fisico, abilità fisica, che prende un altro overboost, è sicuramente ottima. Benissimo, l'altra era Lucia che avevamo nel banner. Sì, e abbiamo un V39. Ok, V39 è probabilmente quello più debole come diciamo, quella più debole come arma, però va bene, va bene. Le altre due sono assolutamente ottime. Ok, e questo è andato abbastanza bene. Ora dobbiamo andare qui. Non so se voglio andare fino al costume. Io ovviamente metterò prima l'arma di Matt come progressione, perché Matt è quello che mi interessa di più fondamentalmente. Però questo costume di Zack, a parte che è veramente figo, molto figo esteticamente, però non so se voglio ottenere appunto boost HP e il buff debuff extension, perché per Zack ho già altri costumi come boost HP, attacco fisico, che è comunque validissimo, che ovviamente insieme anche a quest'arma potrebbe essere figo, però vabbè, vediamo come mi vanno gli stamp, vediamo come va un po' tutto. Qui un piccolo metodo giappino per testare il campo, ovviamente lo facciamo. Ok, due stamp mi sta bene, sperando di pullare qualcosa, ovviamente, perché i due stamp con pull vuota sono sempre un po' una beffa, no? Perché dici, va bene, due stamp, sei nella media fondamentalmente, però senza ottenere nulla, un pochettino rosichi. Quindi vediamo se abbiamo o un parry o una schivata. Incrociamo le dita. Ok, quindi abbiamo Zack. Oddio, potrebbe essere o la nuova arma oppure l'altra arma, la Twinkling Star, che è comunque ottima per me perché ho solo un overboost per quell'arma. Quindi iniziare ad incrementare gli overboost su quell'arma è assolutamente ottima. La Centipede già 3 stelle presa. Eccolo qua. Sì, ok. Twinkling Star. Cioè, incredibile, tra l'altro. Arma banner che non mi esce dello stesso PG e mi esce praticamente l'arma della wishlist. Cioè, incredibile. Ho perso praticamente la percentuale con l'arma banner. Ok, altri due. Quindi siamo, per il momento, siamo in media. Cioè, siamo in media fondamentalmente, quindi. Ok, Cloud non ha la skin alternativa. Ecco, mi piacerebbe avere comunque qualche overboost in più, anche se in realtà l'arma questa di Matt può comunque essere utilizzata senza overboost, essendo che è un'arma appunto di buff, però essendoci anche una cura in mezzo. Ecco, qui invece niente perri. Vediamo se facciamo un no, critical, quindi qua proprio completamente vuoto. Completamente vuoto. Un solo stamp. Qui siamo caduti. Siamo caduti nella non media. Sempre senza skin alternativa. Ovviamente, come per Capodanno, tutto potrebbe succedere anche con una pullata sola, quindi a me a Capodanno le pullate sono andate malissimo, ne ho fatta poi una completamente a caso e mi si è svoltato il mondo. Ok, anche qua, e invece qui vedete, nonostante la parata, abbiamo fatto il probabilmente il fever
Ok, Zack probabilmente quella nuova. No, un'altra Twinkling Star incredibile. Cioè, pazzesca sta roba. Pazzesca sta roba. Cioè, un'altra volta l'arma di Zack non del banner, ma della wishlist. Altro stamp e arriviamo comunque alla garantita. Quindi intanto l'arma di Matt ce la mettiamo in saccoccia. Qui possiamo ovviamente skippare. Zack e Matt di nuovo? Oddio, entrambe le armi qui non sarebbe male. A 6 stamp, entrambe le armi nuove. Yes. Bellissima questa pull. Anche se con uno stamp solo, molto molto buona. Molto buona questa pull anche con un solo stamp, perché le abbiamo prese entrambe già, quindi tutto quello che arriva adesso è grasso che cola. Benissimo. Questa è stata una bella pullata. Ok, qui ovviamente i premi, un ticket che non prenderò assolutamente mai. Va bene, posso continuare un altro pochettino. Probabilmente arriviamo al costume e mi fermo. Anche se però sto stampo alla volta non mi piace. Non mi piace uno stampo alla volta perché si spende troppo. È vero che comunque ho avuto modo di accumulare e si avrà modo di accumulare in questo crossover, però vorrei comunque avere una buona base di partenza per il prossimo banner crossover, qualora fosse interessante. Buona la schivata almeno. E abbiamo Sephiroth, quindi la Unibi? Ti prego. Yes, ok. Ok. Unibi che possiamo togliere dalla wishlist. Finalmente oserei anche dire. Oddio, togliendo la Unibi dalla wishlist non so effettivamente cosa mettere adesso. Non so effettivamente cosa mettere. Non so effettivamente cosa mettere. Potrei mettere un'altra arma di Matt. Oppure potrei mettere anche un'altra arma di Yuffie in realtà. Potrei andare così, in modo tale da potenziare un po' di più Yuffie, dato che comunque Yuffie non ho tanti overboost nelle sue armi, e poi renderla comunque una DPS vento efficace potrebbe essere l'ideale al momento. Ecco, vedete, ho praticamente, allora, diciamo che fino a 30.000 gemme posso spingermi. Però sti stamp una alla volta non sono buoni. Non sono buoni. Non sono buoni. Però fino a 30.000 gemme posso spingere. Perché comunque partire con un banner da 30.000 gemme si può fare. Nel senso, è comunque una buona partenza per un banner 30.000 gemme. Aia. Questa potrebbe essere una shaftata incredibile. Sì, critical, purtroppo. Purtroppo questa è stata una brutta shaftata. Ovviamente la shaftata con un singolo, come dire, un singolo stamp e non trovare niente è proprio shaft totale. Ok. Ok, proprio chiudo con 30.000 gemme praticamente, quindi il mio, diciamo, il mio calcolo è buono, però sto chiudendo senza overboost, specialmente nell'arma di Zack. Ho le weapon parts che tecnicamente posso utilizzare, però tecnicamente uno preferirebbe evitarle di usare le weapon parts. Ok.
c'è uno Zack che potrebbe essere un'altra Twinkling Spine. E oddio, la Twinkling Spine, cioè andare con tutti sti overboost mi sta benissimo in realtà, perché appunto la posso utilizzare come arma secondaria, volendo la posso utilizzare anche come... ah no, è la nuova... oh, ok, un'altra Ceremonial, buono, buono, direi molto buono. E l'ultima pullata con costume, e vediamo quanti... ok, altri due stamp. Ok, direi che ho chiuso con le gemme che avevo in testa, quindi mi sono rimaste altre 30.000 gemme e va bene, perché un ipotetico pull crossover o comunque un ipotetico banner crossover buono mi consente di pullare tutte ste gemme. Però al momento un solo overboost per Zack e zero per Matt. Zero per Matt in realtà mi sta anche bene, se devo dirla tutta. Niente, qui proprio ho shaftato malissimo. E vabbè, qui proprio shaft totale. Però abbiamo la skin di Zack. Allora, Zack probabilmente riesco a fare un secondo overboost grazie alle weapon parts. Però, sinceramente parlando, avrei preferito non usare le weapon parts. Ok, allora, siamo rimasti con 32.000, più quelle che ovviamente otterremo con i prossimi login, le prossime robe. Quindi mi va bene. Non mi è andata malissimo. Ho completato la Unibi, finalmente. Twinkling Star che mi è cresciuta abbastanza. Peccato non aver trovato le altre armi. Sarebbe stato interessante trovare anche le altre armi. Però per il momento mi fermo qua. Non so se continuerò a pullare magari per conto mio una volta raggiunte le 33.000 gemme. E quindi... non lo so. Magari... e, diciamo, dare appunto quel piccolo boost ogni 3.000 gemme, lasciandomene solo 30.000, perché in realtà adesso vorrei accumulare fino a fine mese per vedere se effettivamente nel periodo del 29-1 marzo possa uscire il secondo banner crossover e vedere che cosa esce. In base a quello che esce posso decidere se continuare a pullare su Zack oppure cambiare target e pullare sul banner crossover. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato d'aiuto anche magari come portafortuna, spero che le vostre pull siano andate bene, perché spero che le vostre pull siano andate bene. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto come sempre qui sul canale YouTube o sul canale Twitch per i prossimi contenuti. Bye bye!